Beatrice Covassi, capo della rappresentanza della Commissione europea in Italia e ospite anche lei della quinta edizione di Awaken Women Europe. Io partirei da una, più che da una domanda, una considerazione. Ho ascoltato vari suoi interventi in questi mesi che ci porteranno alle elezioni e lei batte, insiste molto, soprattutto in sala ci sono dei giovani, con un invito a votare. Votate quello che volete, ma andate a votare. Certamente, perché sono elezioni che definiranno il futuro dell'Europa in modo più drastico e più importante che in passato. Questo perché per la prima volta ci sono non solo appunto uno Stato membro come il Regno Unito che uscirà e quindi a fine marzo del 2019 non sarà più parte del club, ma perché ci sono in tutta Europa delle forze nazionaliste che vorrebbero riportare l'Europa indietro, appunto a un'Europa chiusa nei confini nazionali. E quindi è un voto abbastanza spartiacque. E anche il voto della Brexit nel Regno Unito ci ha insegnato che i giovani sono europei, si sentono europei, ma non ne hanno la consapevolezza spesso. E quindi è importante ricordargli di andare a votare, chiaramente per chi vogliono, però informandosi e cercando di capire qual è la posta in gioco. Elezioni che arrivano, come dire, dopo un periodo di grande tensione tra il nostro governo nazionale e l'Unione Europea, variamente intesa, che non richiede una valutazione politica per carità, però mi domando la difficoltà di questo momento anche per la sua carica. Mi sembra che la tensione sia tuttora in corso, non sia terminata. Come ho detto varie volte, sarebbe utile abbassare i toni, perché chiaramente i toni troppo così da tifoseria non aiutano un dialogo costruttivo. Al tempo stesso, credo che a volte c'è la tendenza anche da parte dell'opinione pubblica italiana in questo momento a focalizzarsi solo su alcune cose, alcuni temi. Penso alla migrazione, penso chiaramente adesso alla manovra economica, ma bisognerebbe allargare lo sguardo, alzarlo un po' e vedere tanti altri settori, dall'ambiente all'agroalimentare al commercio internazionale di cui abbiamo parlato anche qui a EU News, di interesse e dove stare insieme in Europa fa bene anche all'Italia. Ultima domanda, come possiamo governare l'Europa? L'Europa si governa innanzitutto credendoci, quindi con entusiasmo, sapendo che è un destino condiviso, che non è soltanto la contabilità dell'uno a uno, ma c'è una importanza storica per la pace, per la democrazia, per i valori umani. E soprattutto l'Europa si governa anche pensando a come riformarla e a renderla sempre più rispondente alle sfide di oggi e alle necessità dei cittadini.